Ciao a tutti, eccomi oggi di nuovo qua e oggi vi voglio fare vedere come io preparo i cannelloni ripieni con carne macinata. Allora, per preparare i cannelloni occorre un po' di salsa di pomodoro, un pomodoro tritato, un pochino di peperoncino rosso, due carote, circa 300 g di carne macinata, una cipolla bella grossa, un po' di formaggio, grana padano, il pomodoro concentrato, prezzemolo, pepe nero, cannelloni naturalmente e olio di oliva e besciamella. Allora, mettiamo l'olio. Mettiamo la cipolla. Aggiungiamo il pomodoro tritato. Un pochino di pomodoro concentrato, giusto un po'. Mescoliamo tutto. Dopo circa 2 minuti aggiungiamo la carota. Il peperoncino, e la carne. Lo mescoliamo per bene tutto insieme. E alla fine aggiungiamo un pochino di prezzemolo, pepe nero e un po' di sale. Mescolo tutto insieme. Mescoliamo e lasciamo ancora a cuocere per circa 10 minuti. Allora, il ragù è pronto. Prendo nella salsa di pomodoro, aggiungo sale, pepe nero e un pochino di prezzemolo. Mescolo tutto. Invece nel ragù aggiungo il formaggio grattugiato, mescolo, poi aggiungo anche il grana padana. Mescolo tutto per bene e procedo con riempire i cannelloni. Metto un po' di besciamella sul fondo. Un po' di salsa di pomodoro. E riempiamo i cannelloni in questo modo. Dopo aver riempito i cannelloni, prendo la besciamella e lo metto sopra. La quantità, mettete la quantità che preferite voi. Io aggiungo anche un po' di pomodoro, la salsa di pomodoro. E alla fine aggiungo la grana padano. E lo metto al forno per circa 35 minuti a 180 gradi. E questi sono cannelloni già sfornati, li lasciamo raffreddare per circa 10 minuti e dopodiché sono pronti per servire.